c'è Londra. Se sono così in Londra, così British. Niente, raga, siamo appena entrati in aeroporto, stiamo per andare a Londra e già un poliziotto ha portato via Side, pieno di pistoletti d'arte. Bella, raga. Adesso spenderei i soldi del duty free. Ciao, glielo dici pure te, per favore. La gang è per sempre, la gang non si infama. Un'estate io e Perex parlavamo di droppare un tape di musica, si chiamava The Dark Tape. Poi ci siamo messi a lavorare con Umberto e gli altri e è diventata Dark Polo Gang. Questa qua è una passione che abbiamo condiviso principalmente io e Arturo, sai. Dormivo a casa di Varex, a casa della mamma di Varex, su un materasso per terra e parlavamo tutta la notte di quello che volevamo fare, dove volevamo arrivare con questa roba, eccetera. Però eravamo un po' sfiduciosi. Bufu, bitches rappers, bitches rappers. Nella settembre, lacrimo lungo tede, tali di altri brosette mi scorre dentro alle vene. Andato tutto per caso a casa di Wayne, per gioco, così. Alle 6 di mattina ubriacati di cazzate sul microfono. Non ci ha fatti tipo, dai, facciamo sta roba, cioè, tipo cominciamo a fare delle tracce. Sto con pare baby, fumiamo fiori, bottila dark, sei con cima ai fiori. Sono troppo attivo, non posso stare fermo, antico nei palazzi, piedi sul terreno. Io il primo video che abbiamo fatto, cioè, avevo 18 anni, non avevo ancora fatto i 19. E abbiamo fatto in una cantina a budget zero. Roma è andata in fissa. E da lì ho detto, cazzo, stiamo a fare qualcosa, capito? Rapper italiano, non ti rispetto. Non ti rispetto. Rispetto solo per pochi. Dopo che ci siamo uniti noi, insomma, abbiamo conosciuto Luke, che è entrato a far parte di questa famiglia. Mi sono messo a fare la storia su Instagram mentre mi ascoltavo Hyper Venom. E tipo, mi ha scritto il Pyrex, tipo, dai, dai, beccamoci così, pure Side, tipo, c'è un attimo, rispetto. Abbiamo fatto Full Metal Dark, che era il primo disco tutti insieme, e secondo me all'inizio era, cioè, la gente ha detto, ah, questi non arrivano più di uno step. Poi ci siamo conosciuti con Sfera, Edua, Izzy. Da cavallini sulla mia maglietta. Qualcun altro sta rompendo il fatto di dire che non devono essere sempre gli stessi a dire chi spacca o chi no. Questi chiacchieroni dentro al bong. Che
quando ti vado nel viaggio, dove mi ricordi la fresco merda e che sono presa di me, mi faccio un sorriso di cui ci ne sappiamo che approvare. Quando siamo andati a Laverty, il primo live a Milano, cioè comunque siamo andati la prima trasferta, c'è stato un sacco di gente, proprio il locale manco riusciva a tenerla tutta e là era importante la cosa. Crap musica, succo di zenzero, Dark Album, Twigs, tante produzioni, tanti video, tante cose diverse soprattutto. Uno non si rende proprio conto secondo me del lavoro che abbiamo fatto noi, cioè penso che nessun altro l'ha fatto in Italia. Far diventare ricco uno è facile, far diventare ricchi 5 è molto più complicato. Troppe collane, non riesco a spogliarmi. Vestito rosa, penso di essere una Barbie. Mio padre è contento, mio padre è contento. È strano per me, è successo tutto in fretta. Benvenuti nella British House, siamo così inglesi, così Oasis, dentro la nostra Cribs inglese. Che bella beach British. Questa casa è una trap house, raga. È troppo trap, ogni casa che spostiamo sa per demo. Ciao! Cazzo la vita! Benvenuti nella Dark House British, Dark House Beach. E per ultimo, la camera più mensuale di tutti e British allo stesso tempo, Twins. Sì, la camera più omosessuale della storia dell'Inghilterra. Cazzo, di omosessuale. Sì. Sì, bro. Let's get it. Questo è il nostro entourage. Siamo portati tutti a Londra. Yeah, bitch. Yeah, motherfucker. Yeah. Questa è la nostra merda, bro. Siamo tutti amici. Gang, gang, gang. Stanno là le mie magliette. Magliette. Darian, Gang Bang, Cyclose, Sulpit Plasma, Spasfer, Air Max, Kaffar, Calvin Klein, Klein, Klein. Sono entrato in questa strada. Sei di morte in certo, Gani. È figo perché comunque stiamo a Londra, ragazzi. Ci siamo mangiati delle di capelli e pasto perché nessuno a Londra. La Purple Gang si attacca dei ciuffi. Beatles. Cioè non è, capito, l'arrivo di qualcosa, non è niente. Quindi diciamo che è giusto stare a Londra, poi per il resto ho un letto come un altro. Magari invece è un punto di partenza, perché comunque la prima data europea può aprire una parte altre date europee. Vabbè, siamo di 4 bischeletti dark italiani a Londra, i bischeletti British dark. Ehi, hey, ok, da dentro sulla base, sai che ti schiaccio. Porca traia, anche con me schiaccio. Che cosa? Che cazzo spia qua? Per noi diciamo che è ancora un gioco, fondamentalmente. Anche se guadagniamo però. Andiamo a spaccare il locale, a far casino. Andiamo sicuramente a fare punk a Londra. Abbiamo un sacco di energia sul palco, penso che spacchiamo più di ogni altro rapper italiano, anche perché comunque ma lì diciamo in 4, anzi 5. La tua di pace. È il momento più gang che c'ha. È proprio il momento in cui diventiamo super saiyan, ci divertiamo.
flip flop, pull up o l'alba tipo yeah, tip top, quando più l'ora rima faccio scratch, scratch, scratch. Quando c'è la polizia, corro da Gucci dopo che ho mescolato in cucina. L'arte giocava, meno perché mi sono eccitato nel tutto, il modo di vestire, il modo di parlare, il modo di porsi nei social, quindi ora spiazziamo tutti e facciamo un'altra cosa, ma non lo fa tipo sta fumando il cuscusino, ti prepari per stare di pedo. The bitch, posso fare soldi con la musica classica, con il rap, qualsiasi cazzo di cosa, potevo fare il calciatore, l'attore, il modello, e invece ho scelto di essere Tony Hart, the youngest flexer, bitch. Tutte le luci accese, torniamo per sfondare il locale, ragazzi, nel senso buono della parola. Tutti! Oh 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 oh! Oh 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 oh! Oh 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 oh! Le luci! Come? 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 Torca! Gang bang gang, si pizza, si brasa, sma sma! Armas, calva, carpiccia, sottaglia! Ma guarda, raga, bene, questo è dopo 3 mesi di dentro studio, pare che sono usciti da galera. We're like nobody. Loro fanno le reaction della trap in Italia, ci hanno aiutato molto a farci conoscere in Europa, all'estero. Andiamo British! Trasformato la London House in una dark house, abbiamo fatto il panico dentro casa, house party proprio. Comunque sono entrati un sacco di londinesi del ghetto, stavano un po' stati e loro hanno rispettato la nostra situazione. Nella musica rap la collaborazione è una cosa fondamentale, no? Sto con il mio G Isomanias, presso fuori World Wide Way. Prod per due, Isomedias, on my beat, you know, on that super beat, the gang shit. Passava a fare un progetto con Luca, andava a studio. Se Luca comunque su queste cose è un bel plug, comunque si fa conoscere tutta gente, solo perché lui fa base. Poi conoscono noi e dicono, ah, gang, trap. Come mi connetto con i rapper fuori Italia con Instagram? Poi li vedono che stai a poppare con i follower, vedono le cose che produci, quindi c'hanno fotte. Quindi comunque è così, infatti sono fortunato adesso che sono produttore più forte d'Italia, quindi lo vedono, lo dico pure, quelli là ci credono e va. La cosa che dico sempre è let's work. E poi dico sempre che Target 777, vi spiego quella cosa del gruppo, no? Mi dicono sempre manda le basi, fammi fotte con Size, fammi fotte con Tony, fammi fotte con Wayne, cioè è così che funziona. A noi ci piace, la mani è bene, a noi ci piace da ora. Siamo qui, sono appena uscito di casa, raga. Ho appena realizzato questo allora, non ero ancora che solo. Strano. Siamo qui a fare la foto dei Beatles. Non sappiamo bene perché, però no, questo Abbey Road c'è un sacco di energy e quindi siamo venuti a prenderci un po' di energy
British, perché siamo British. Aspettate un attimo. Adesso non passa nessuno, ma è un momento giusto. Vai, vai. Insomma, la cosa che si avvicina di più ai Beatles su questo pianeta, la storia di questo pianeta. Stavamo a Londra, abbiamo approfittato per fare la foto. Tutti quanti gli altri mi dicevano: ti sei vestito di bianco, eh? Ti eri preparato? In realtà a me piace vestirmi tutto di bianco. John Lennon è vestito tutto di bianco, la foto dell'album di Abbey Road, non mi ricordo come si chiama, e ridevamo su questa cosa perché sembrava preparato, in realtà non lo era, però comunque sono John Lennon. Sì, entusiasta, non so, sarà chittato la soluzione. No? Vabbè, la risposta secca, Abbey Road la sta perdo, vero? Sì. Guarda, ci arrestano! Questi rosica, gli inglesi rosica, non hai capito, esatto. Forse è il contrario dei Beatles, cioè i Beatles nascono teenager e vogliono diventare quasi sotterranei, no? Cioè come dire, diventare un po' più di nicchia. Invece noi nasciamo di nicchia, perché comunque nasciamo su YouTube con dei video molto particolari, delle tracce molto particolari, e poi abbiamo sentito come la necessità di prenderci quasi più in giro di quello che realmente siamo. Noi abbiamo voluto esasperare quello che eravamo, ma la realtà dei fatti è che comunque pochi possono fare quello che facciamo noi, pochi possono avere la stessa credibilità in quello che facciamo noi, pochi riescono a comunicare quello che comunichiamo noi. Ok, bravo, fare un po' più indietro con la schiena, così perfetto. DPG 777, no, noi possiamo dire di essere una vera gang perché ci conosciamo davvero da prima di tutto, quindi per me sono fratelli. No, che assurdo, ci sto fissa con sta roba, cazzo. Tutti hanno un pensiero verso l'altro, capito? Ognuno c'ha il suo difetto, ognuno c'ha il suo raggio, quello sa che ognuno c'ha la sua figura, Tony e Tony, quello e quello, ne pare che se pare che se sai che sai. Abbiamo pensato anche i canali, noi siamo il nostro punto di riferimento. Cioè tipo io sono il mito di me stesso. Are you famous? Are you famous? I'm famous. You're famous in Italy? Yeah, but in England. What do you do in Italy? I'm rapper. You're rapper? Yeah. What's your name? Wayne, but I'm in group. Beh, pubblicità gratuita che io faccio un'altra della quale non mi prendo un cazzo. L'unica nostra responsabilità che sentiamo è di far sentire la gente libera. Dark Gang Baby Gucci. Era una famiglia, raga, non è un gruppo rap. Nice, cool. That was the long one.
I was a reject, I was a poser. Lasciami il cazzo di Jack. The poser. Che spara di petizione. Devo morire nel rione. Sto con la gangsta nella mia gare. Devo morire al rione. Nascere e morire al rione. Luigi, ma tu stai mannando? Oh! Dove stiamo andando? Luigi! Oh! Tu stiamo andando? Ho detto che stiamo andando a questa roba di Sorrentino. Ci hanno contattato e hanno chiesto di fare un incontro per la serie nuova di Sorrentino. Sorrentino non incontra a noi. Che te devo fare? Sorrentino. Dai, vabbè. Dai. A me questo cartolo mi sembra una gara di scambisti, Luigi. Se devo scovare, si scova, dai, su. No, tranquillo, è Sorrentino, sto scherzando. E se Sorrentino vuole scovare? Ma che fanno? Si passano avanti alla macchina? Ma come se non lo... Prego. Non c'è stava Paolo Sorrentino. Chi? Aspettavo un incontro con Paolo Sorrentino. Siamo noi il nuovo Paolo Sorrentino. Vabbè, ma che cosa, di cosa si tratta? Di una serie si tratta? Questo è il contratto. Il contratto Kansas. Kansas in che senso? Kansas. Kansas. E va bene. Ma quando si comincerebbe? Tutto prenotato, domani alle 9. Ma che devo fare domani mattina? Spiegati un po'. Allora, praticamente questa scena, no? Si partiva domani mattina. L'idea era di questo pischelletto dark, che era un po' stalker, no? E vuole essere un po' noi. Ok. Quindi domani mattina la cosa che devi fare è levarti sti baffi, levarti sto capello, ok? Fa capello british, bello fresco, ok? In più io mi ha fatto un bel tatuaggio. Con scritto dark. In faccia. Dark. Dark. E ti devi tatuare dark in faccia. Hai firmato sotto, due righe sotto. Che firma consente? Ma poi si leva. Ahahahah.